Radio Pellati vi parla oggi di un evento di beneficenza che si svolgerà a Santo Stefano Belbo, il 6 novembre. L'ente organizzatore è l'associazione Leo Club Santo Stefano Belbo Colline Pavesiane, il cui presidente, Alessio Scavino, è stato avvicinato da noi della radio. Sentiremo direttamente da lui le finalità e i contenuti dell'evento Convinum. Successivamente due nostri speaker della radio vi racconteranno qualcosa dei libri che verranno presentati. Buon ascolto! Ciao a tutti, mi presento, sono Alessio Scavino, ho 22 anni e da giugno ho l'onore di essere il presidente del Leo Club Santo Stefano Belbo, Colline Pavesiane. Per chi non ci conoscesse, il nostro club si occupa di organizzare eventi, manifestazioni, giornate legate a qualsivoglia tema, sicuramente però con un obiettivo finale molto importante, quello di destinare i fondi raccolti in beneficenza o più propriamente in associazioni benefiche, eccetera. Ad esempio, abbiamo fatto raccolte di tappi per l'associazione Con Te, che si occupa di cure palliative. Abbiamo venduto delle piantine di felci per il WWF, legate appunto a un progetto di costituire delle aree verdi all'interno degli ospedali. Abbiamo organizzato una passeggiata, una camminata per Candiolo e quindi per l'Istituto di Candiolo che si occupa della ricerca contro il cancro. Arriviamo ora al main event, Convinum. Convinum, un calice tra le righe, si terrà domenica 6 novembre dalle ore 16:30 nella chiesa sconsacrata dei Santissimi Giacomo e Cristoforo in piazza Luigi Ciriotti 1 a Santo Stefano Belbo. L'evento, dal costo di 8 euro, è stato organizzato nella cornice del Premio Pavese che si terrà proprio il giorno precedente. Si è deciso quindi di promuovere una giornata legata ai temi letterari e precisamente cercando di sostenere giovani autori, anzi giovani autrici, nei loro percorsi non solo professionali. Ecco quindi Agata Scarsi, Elena Branda, che presenteranno le loro raccolte di poesie. Legate sempre all'universo letterario, ma sotto un'altra luce, ci sarà Yasmin Sala, che è l'illustratrice del libro Crisalidi, che è il libro di Elena Branda, e Aurora Faletti, che invece ha costituito un blog nato durante la pandemia per stimolare i ragazzi a non perdere l'amore per la lettura. Rimanendo in tema di promozione giovani, abbiamo deciso di unire le presentazioni delle autrici a delle degustazioni di calici di ottimo moscato provenienti da cantine di giovani produttori, specificamente la Toyo Winery di Francesco e Cascine delle Rocche di Moncucco di Luca. Alla fine del pomeriggio verrà offerto una pericena finale, per il quale ci teniamo a ringraziare l'Enogriturismo Cascina Arché, la pasticceria Paradise e il Bar Roma di Santo Stefano Belbo. Ovviamente non dimentichiamo la finalità benefica. I fondi infatti raccolti verranno utilizzati per finanziare lo sportello del logopedista dell'Istituto Comprensivo Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo. Questo è quanto e detto ciò spero di vedervi numerosi il 6 novembre, sicuramente non vi deluderemo. Sentiamo le parole di Agata Scarsi, autrice della raccolta di poesie Gaining. Scrivere una poesia richiede tempo. Innanzitutto ci vuole qualche tipo di ispirazione. A volte scrivo a caldo, a volte a freddo ripensando a sensazioni e visioni passate. Poi c'è un momento in cui imprimo sulla carta le parole così come mi vengono, spontanee. Ma in seguito ci torno su anche più volte e modifico. Poco oppure molto, dipende. Nulla comunque deve interferire con la spontaneità del sentire. Cercare l'ispirazione è inutile. Però cerco di guardare sempre la realtà con gli occhi della poesia. Cerco di cambiare sempre prospettiva, di praticare la metafora. Un testo ben riuscito per me dovrebbe sorprendere, creare immagini inconsuete e atmosfere attraenti, nutrire la meraviglia e le emozioni travolgenti.
soprattutto in un mondo che va sempre più veloce, in una vita quotidiana che a volte soffoca la spiritualità. Ed infine dovrebbe essere musicale. Giochi di parole ed effetti fonici quindi non possono mancare. Spero almeno un po' di esserci riuscita anch'io. Se dovessi riassumere, potrei dire che Genin è il respiro di una donna che tenta di modulare le oscillazioni tra attività e passività, estasi e baratro, comunicazione e silenzio, passione e apatia, che si trova a vivere. È un percorso di affinamento della vista, dal bianco e nero alla pienezza di tutte e sette le sfumature dell'arcobaleno. È anche una storia d'amore. Ed ora ascolteremo le parole di Elena Branda, l'autrice di Crisalidi, storie di metamorfosi. Siamo crisalidi, in attesa di mettere ali, di prendere il volo. Siamo in continuo mutamento, crescita, metamorfosi. Crisalidi, storia di metamorfosi, racconta di presa di coscienza di sé e dei propri sentimenti. È un viaggio all'interno dell'io, di ieri, di oggi e di domani. Questo progetto nasce dall'incontro di due espressioni artistiche complementari, affiancate con l'idea di permettere al lettore di sentirsi coinvolto e compreso. Lungo il percorso incontrerà figure femminili che, attraverso colori e parole, racconteranno di sé e del proprio mondo. Speriamo che il lettore, intraprendendo questa strada, possa scoprire qualcosa di nuovo di sé, riesca a guardarsi dentro, a ritrovarsi. Speriamo di trasmettergli la voglia di cambiamento, di trovare una versione migliore di se stesso, di inseguire i propri sogni, di rialzarsi ad ogni caduta, di spiegare le ali.